Questa sera si apre questo breve ciclo di tre lezioni tenute dal professor Nicola Gardini, che è il cui titolo, insomma, lo sapete, è Tre etimologie per il presente. Quella di questa sera sarà la lezione su natura. Questo piccolo ciclo è il frutto di una collaborazione, non solo quindi la collaborazione con la Casa della Cultura e tra la Casa della Cultura e l'Università Vita Salute San Raffaele, in particolare la sua facoltà di filosofia, ma anche una collaborazione tra la Casa della Cultura e la facoltà di filosofia e Nicola Gardini, che abita a Milano, però in realtà insegna ad Oxford, è docente di letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford. E fellow del Keble College, quindi non è sempre in Italia, non è sempre a Milano, e quindi ci fa piacere portarlo qui. Dico solo una cosa molto rapida: insomma, diciamo, dietro questo evento c'è anche un centro di ricerca del San Raffaele, che è il Centro Icone, che si occupa di storia delle idee, dell'interazione tra la storia delle idee e anche lo studio delle culture visuali, quindi che cerca di aprire gli studi di questa facoltà di filosofia al più ampio raggio degli studi culturali in senso lato, e quindi è in questo contesto che ci piace avere ancora una volta Nicola Gardini qui a Milano. Credo che molti di voi conoscano già Gardini, insomma, e la sua attività di scrittore, tanto nell'ambito della saggistica quanto nell'ambito della narrativa, ma è anche appunto un traduttore, è anche un poeta. Se vi dovessi citare un paio di suoi romanzi, vi citerei Le parole perdute di Amelia Lind o La vita non vissuta. Se vi dovessi invece dire qualcosa sulla sua attività di saggista, potremmo citare molte opere, dal suo scritto sul Rinascimento, A lacuna, saggio sul non detto, un testo di teoria letteraria che io davvero consiglio, fino a Viva il latino, che è stato davvero un caso letterario recentemente, e che, se non sbaglio, è stato ripubblicato in questi giorni anche con Repubblica. Quindi Nicola è veramente una figura che si muove in tanti ambiti del sapere, e che per me davvero è esemplare in questa sua capacità di coniugare la ricerca accademica con invece un'attività da intellettuale pubblico più ampia. Io non rubo altro tempo, ringrazio voi che siete qui, e ringrazio il professor Nicola Gardini, e vi auguro, insomma, buona serata. Grazie, grazie a tutti, mi fa veramente piacere avere questo gruppo in un seminario, chiamiamolo così, insomma è una conferenza pubblica naturalmente, però spero che il tono sia anche quello appunto affabile di un confronto anche magari mentale, però forse io parlo anche senza microfono, anche dite. Se i due signori in fondo hanno voglia magari di avvicinarsi. Siamo un po' più rapidi. Ah, ok. Allora, sì, però questo fischia, sì. Allora non c'è bisogno di spostare nessuno, di chiedere a nessuno di spostarsi. Benissimo. Allora, questa è la prima, giusto per dire un pochino come è strutturato questo ciclo di seminari. Questa conferenza di stasera è sul termine natura. Ogni volta che dico natura vi prego di prenderlo come parola latina, non come parola italiana, anche se l'italiano ovviamente ha mantenuto la forma della parola latina. Perché appunto si parla di tre, chiamiamoli vocaboli antichi, stasera di natura, la prossima volta di ius e fas, che sono due termini del diritto, e poi di Europa, che è una parola di origine greca che ovviamente il latino ha ripreso e poi distribuito nei secoli a venire per tutto il continente. Vogliamo così risalire all'origine, se non all'origine, a una storia antica di concetti ancora molto attuali, importanti, e tentare di capire come si sono elaborati, come si sono andati formando. Il concetto di origine, naturalmente, quindi di etimologia, è un concetto relativo perché l'origine dell'origine sarà sempre elusiva e poi irrintracciabile. Tant'è vero che ci sono molti antropologi oggi o storici che rifuggono da quest'idea di origine, no? E, anzi la combattono proprio perché può anche dare argomento al nazionalismo, a forme di chiusura e di fierezza
anche razzistica. Lungi da me l'idea di suggerire alcunché di simile quando uso questa parola. Ecco, stasera ci appunto concentreremo su questo concetto di natura e lo guarderemo attraverso un poeta che alla natura ha dedicato molte parole, molta scrittura, molta riflessione. Questo poeta è Virgilio. Per chi di voi non ha fatto studi classici, vi do semplicemente le date. Siamo nel primo secolo avanti Cristo. Virgilio è nato nel 70 avanti Cristo e morto nel 19 avanti Cristo. Quindi è morto a 51 anni. Ha scritto tre opere fondamentali in successione: le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide. E di queste tre opere io parlerò stasera, in particolare delle Bucoliche e delle Georgiche, ma vedrete che ci sono anche dei riferimenti all'Eneide. Le Bucoliche tendono a essere considerate appunto opera giovanile. In realtà, quando sono state pubblicate, Virgilio aveva già 30 anni, cosa che per i tempi non era, insomma, l'età di Rimbaud, non erano i 16 anni di un poeta maledetto. Subito dopo, diciamo negli anni 30, tra il 38 e il 29 più o meno, insomma, compone le Georgiche, e l'ultimo decennio della sua vita, tra il 29 e il 19, lavora all'Eneide, che sappiamo incompiuta, come dimostrano anche parecchi versi lasciati a metà. Bene, per cominciare conviene porsi subito una domanda proprio di metodo: che cosa poteva significare natura per un poeta latino come Virgilio, che cercava la sua strada nel primo secolo avanti Cristo sotto il regime augusteo. Virgilio arriva all'epica, diciamo, ob torto collo, l'Eneide è un poema epico appunto, e non è sicuramente la prima cosa che gli venga in mente di comporre. Comincia infatti con un poema più limitato, che è questo poema pastorale, che ha una tradizione già greca, come tutto quello che si faceva a Roma, il cui argomento è appunto il canto dei pastori in un contesto naturalistico, idealizzato, ma poi vedremo quanto idealizzato e quanto invece anche aperto a crepe storiche e a riferimenti tutt'altro che idealizzanti. Questo interrogativo, cioè che cosa poteva significare la parola natura per Virgilio, per il giovane Virgilio, non è un interrogativo ozioso, perché noi stessi oggi usiamo la parola natura in moltissimi significati. Un conto è la natura del fisico, un conto è la natura del biologo, un conto è la natura dell'astronomo, un conto è la natura del medico, un conto è la natura del genetista, un conto la natura di chi si va a fare una scampagnata la domenica. Il termine natura figura in espressioni banalissime come farsi una passeggiata nella natura, ho voglia di natura, stare nella natura. Noi stessi diciamo natura in molti modi e non sappiamo veramente che cosa diciamo. C'è moltissimo dietro a questa parola, che ovviamente non sarò certo io capace di riassumere stasera. Già comunque nell'epoca pre-virgiliana il termine lacuna si è caricato di moltissimi significati. Si comincia naturalmente in Grecia, la parola greca è physis, parola dal ricchissimo spettro semantico. Si comincia con i presocratici, poi passando per Platone si arriva ad Aristotele, agli stoici, agli epicurei. I miei amici del San Raffaele qua lo sanno bene, che sono filosofi e di queste cose si occupano quotidianamente. Che cosa significa il termine greco physis, che il latino natura pretende di tradurre? Ma physis significa prima di tutto nascita o sviluppo. Non è un concetto comprensivo di natura, no? Come regno del vivente,
spazio totale di ciò che vive, indica la propensione alla nascita, alla generazione, come avrebbe detto Aristotele, il gignesai, che poi è il divenire anche, e poi al mutamento, allo sviluppo. Quindi è un principio vitale, una condizione che permette alle cose viventi di essere vive, appunto, e di crescere e di mutare. Questo significato, fuo, infatti vuol dire anche crescere, c'è un verbo proprio che questo significato ha mantenuto. Futon è l'albero, per dire, futa sono è la vegetazione. Quindi è la forza vitale che fa nascere le cose e le fa sviluppare. Però poi ci sono significati anche più ristretti della parola physis. Per esempio, la physis è la e tutti questi convivono ancora per lungo tempo. In Aristotele, che pure viene tardi nello sviluppo della filosofia antica, avete ancora una grande varietà di significati, quelli che ho appena detto, ma anche quello di proprietà specifica di un essere vivente. Cioè, il fuoco per sua physis tende a salire, l'acqua tende a scorrere, ecco, per physis, per sua proprietà intrinseca. Vedete che siamo in un ideale abbastanza, in un'idea abbastanza circoscritta. Platone fa piazza pulita del corporeo e parla della physis proprio come di una condizione dell'incorporeo, rompendo completamente proprio con la tradizione dei fisici ionici, diciamo, e degli eleati, per cui le ragioni del crescere, dello svilupparsi, così vengono completamente tolte dal regno della realtà materiale e riportate all'essere che è immutabile, che quindi non nasce, non cresce, non si sviluppa, cioè la physis sono le idee alla fine, semplificando molto. Aristotele, che è un grande maestro di compromessi, non butta, molto polemico col maestro, cioè con Platone, però non butta completamente alle ortiche questa radicalizzazione antimaterialistica di Platone e dice: sì, in effetti c'è una natura immateriale, che sta nascosta, è un principio che non vediamo, astratto, quasi matematico, se vogliamo, però c'è anche, perché l'abbiamo sotto gli occhi, basta guardare, ce lo dice nella fisica, c'è anche una physis che significa trasformazione, che significa generazione, trasformazione, e dei corpi, quindi rimette nel discorso della physis la corporeità, la materia, lui parla proprio di hyle, di materia, e aggiunge, questo nel terzo libro della fisica, un interessante concetto, quello di movimento, di kinesis, da cui cinema anche, no? Dalla stessa radice. Cioè, natura è ciò per cui una cosa viva si trasforma. Cioè, il movimento è inteso proprio come trasformazione. Quindi la physis è processo del divenire, in cui, e questo è l'altro importante passaggio, una cosa adempie le potenzialità del suo essere, si sviluppa secondo un principio di necessità interna che la porta ad essere ciò che deve essere. Tutto quello che vi ho detto fino adesso sembra lasciar fuori un'idea che per noi è abbastanza invece comune, quella di una natura madre, di una natura che tutto accoglie. Il concetto di natura madre, in effetti, affiora a un certo punto nella fisica di Aristotele, però sì, come una constatazione, qualcuno dice, e si riferisce a Platone, intende la natura come un regno in cui tutti stanno insieme, tutti crescono e tutti, insomma, in qualche modo si giustificano il proprio essere,
Però, dice Platone, alla fine non introduce un elemento importante che è esattamente quello del divenire. Quindi, alla fine, non è il concetto di Aristotele di natura finisce per escludere l'idea di una natura onnicomprensiva, di una natura dove tutti siamo sul... La natura per lui rimane davvero un concetto dinamico di trasformazione, per cui siamo tutti uniti nella natura non perché la natura ci ha fatto, ma perché tutti abbiamo una natura individuale che ci porta a trasformarci. Quindi la trasformazione di tutto crea, diciamo, una natura che però non è la madre genitrice, questo avverrà un po' più tardi, ma è proprio una condizione dell'essere, diciamolo così. Cioè lui fa una cosa semplicissima: dà all'essere il divenire, che è un concetto che un Parmenide non avrebbe mai accettato, un Eraclito non avrebbe mai accettato e Platone non avrebbe mai accettato. Lui invece fa questo. Anche il non essere per Aristotele è una forma di essere, in realtà. Questo soltanto, non voglio parlare di Aristotele, non voglio mettermi a fare una lezione di storia della filosofia, ci mancherebbe. Questo è solo per dirvi che già, diciamo, per il terzo secolo avanti Cristo, quindi un bel po' prima di Virgilio, la parola si è già gonfiata di dibattiti, di confronti e anche di contraddittori. Arriviamo invece, spostiamoci a Roma e veniamo al poeta che più è vicino a Virgilio per interessi, se vogliamo, sebbene non sia autore di un'epica guerresca, bensì proprio di un vero e proprio poema scientifico sulla natura delle cose. Guardate che quel rerum va tradotto, perché è proprio il concetto di non natura madre, ma di natura di ciascuna forma vivente. Qualcuno, no, al liceo insegna che i romani erano troppo concreti per poter dire solo de natura, per cui ci appiccicavano rerum. No, non è così proprio. Cioè, è proprio la natura delle cose, la natura delle forme viventi. Quella è la traduzione, non è che il rerum è messo tanto perché ai romani non piaceva l'astratto. In Lucrezio ancora la parola ha moltissimi significati, ancora, come in Aristotele. E quindi, sebbene io vi abbia chiaramente detto che Aristotele alla fine intende per natura il principio del divenire, del trasformarsi delle forme viventi. Ecco, natura sicuramente traduce physis, ma è appunto sia proprietà specifica di un corpo, la condizione stessa della corporeità, quindi la materia, come ancora in Aristotele, il rapporto tra struttura interna di una cosa e il suo aspetto esteriore, come una cosa appare, ma come una cosa è veramente, l'insieme delle leggi che regolano i processi dell'universo. Questo è interessante. E non a caso si parla anche qui di nascita, trasformazione, distruzione, che sono anche ancora concetti pure questi aristotelici, moto e quiete, ancora Aristotele, tempo e mutamento, sempre Aristotele, ma certo poi diffusi anche nell'epicureismo. E poi c'è la natura come forza generativa. Vi ricordate quella parola all'inizio del Rerum Natura, la voluptas, no? Riferita a Venere, che sta a indicare che è una personificazione poi della natura come forza genitrice, no? Ecco, quella voluptas è una sorta di intelligenza biologica, no? Il dominio totale del vivente. Ecco, interessante è che su tutti questi specifici sensi, se uno legge con un po' d'attenzione il De Rerum Natura alla ricerca di un significato più unificante, ecco, su tutti questi sensi prevale l'idea che di una natura come stabilità dell'essere, cioè che per quante trasformazioni accadano, l'essere non diminuisce mai. L'essere non perde, non si perde, non si smarrisce, non solo non si smarrisce, ma rimane se stesso. Quindi praticamente è il permanere della materia, il durare della materia nonostante tutte le trasformazioni, per infinite avventure, per infinite metamorfosi nello spazio infinito. Questa è la natura, riassumendo. Quindi è materia, moto e spazio,
vive nel tempo, nasce e muore, tutto questo va benissimo, ma non diminuisce. Come vi ho già detto, lì in Lucrezio troviamo anche un'interessantissima personificazione della natura, quindi di un principio unificante che a fatica si cercherebbe magari nella letteratura precedente, cioè proprio la dea Venere, e non solo la dea Venere, ma addirittura alla fine del terzo libro la natura stessa ci parla, cioè Lucrezio fa fare una cosa interessante alla natura, le dà una voce. Io non ho fatto studi specifici su questo, però molte delle fonti di Lucrezio sono perdute, però credo che sia un momento davvero unico nella storia della poesia e del pensiero antico, la natura che parla, la natura che dice qualcosa di importante. E che cosa dice? Parla contro la morte. Parla contro la morte e dice che non esiste se non come vano terrore umano. Il pensiero è già in Empedocle. Dirò qualcosa poi di Empedocle, che è anche una fonte importante, filosofo siracusano vissuto filosofo siculo vissuto diciamo tra le guerre persiane e la guerra del Peloponneso, quindi nel V secolo. Nella contestazione della morte, questa natura ci dice esattamente che cosa fa la natura di Lucrezio. E che cosa fa? Ex aliis aliud reparare necessest. Cioè, da una cosa è necessario filosoficamente, ananche, cioè è inevitabile che una cosa, è formale, avrebbero detto forse i medievali, che nasca un'altra cosa al posto di quello che non c'è più, reparare. Quindi altro da altro è necessità che subentri, quindi non ci sono perdite, la vita non si riduce mai, non appartiene, ce lo dice così proprio Lucrezio, a nessuno in particolare, è concessa a tutti. È un bellissimo pensiero. Ma arriviamo appunto alle bucoliche, quindi vi ho dato, diciamo, pochissime informazioni, però due momenti sicuramente fondamentali nella costruzione del discorso sulla natura, che sono Aristotele appunto in Grecia, grande, come dire, summa poi di tanti filosofi precedenti. Aristotele, anche se la sua scrittura è molto stenografica, specie nella fisica, è sempre bravissimo comunque a dirci con chi sta dialogando, più o meno, insomma, e scopre insomma le sue fonti e le contesta in modo diretto, e poi Lucrezio, che a Roma porta un'altra tradizione, che è quella dell'epicureismo. Vediamo questo giovane poeta dunque, che ha appunto tra i 25, mettiamo, i 30 anni, e che a Roma sta iniziando la sua carriera con un poema intitolato un poema pastorale, ecco. Quello che oggi noi chiamiamo le bucoliche. Per farla breve, nelle bucoliche la natura è anzitutto paesaggio. Cioè tutto quello che ho detto fino adesso praticamente non si nota nelle bucoliche. È un poema sulla natura, possiamo dire, ma non sulle definizioni di natura che ho dato fino adesso. Adesso vi ho dato un'altra idea, quella di paesaggio. Ma che cos'è il paesaggio? Anche su questo ci sarebbe da scrivere volumi, e ne stanno scrivendo, anche in questo momento c'è qualcuno che sta scrivendo un libro sul paesaggio. Io vi do una mia definizione di paesaggio che mi serve, e rispetto a quello che ho detto prima e rispetto a quello che sto per dirvi. Prendo una bella definizione di paesaggio da un intellettuale francese, grecista e sinologo, è interessante, uno che si è formato sul greco ma poi è passato al cinese e oggi è un'autorità in tutti e due i settori. È un tale François Julien, i cui libri sono tradotti anche in italiano in gran parte, ne ha scritti tantissimi, e io per lui ho grande stima, anche se poi gira e rigira si ha l'impressione che lui sia chiuso un po' nel suo sistema, ma è un uomo di grande acume e soprattutto di grande impegno a definire i campi concettuali in cui pone i suoi discorsi. Ecco come lui definisce, tra l'altro in un libro che non è sul paesaggio, un libro che si chiama Essere o Vivere, che è uscito, ve lo consiglio, è uscito da Feltrinelli molto tempo fa, con una copertina un po' New Age, che non fa onore
alla densità concettuale del libro. C'è paesaggio, dice Julien, e questo è il significato che io prendo in prestito, quando il rapporto di osservazione che intrattengo con il mondo si converte in intesa e comunicazione tacita. Quando un paese, lui usa proprio la parola pays, diventa paesaggio, paysage, ciò che apprendo in esso non mi è più estraneo, ma fa segno, mi parla, lo mette tra virgolette, mi tocca, per dirla più familiarmente. E poi apre una parentesi e dice: si potrà uscire da questo familiare? Evidentemente no, è una domanda retorica, per cui per lui il paesaggio è davvero lo spazio di una familiarizzazione della natura. E io percepisco, continuo la citazione di Julien, e io percepisco tanto l'interno quanto l'esterno di me stesso. Il mondo là, quello che vedo, diventa me. Ci riconosco me stesso. C'è paesaggio quando si stabilisce, poi tra parentesi dice si ristabilisce con questo paese, una dimensione relazionale che mi fa tornare a monte di quello che stabilisce la ragione conoscitiva, cioè salto la logica, cioè quando un luogo improvvisamente diventa legame e quando questo angolo di paese diventa mondo, cioè la sineddoche, il piccolo col quale ho stabilito un rapporto di familiarità e che è poi alla fine me stesso, non è solo me, ma è tutto quello che esiste. E mi collego a lui come a ciò che fa mondo. Ecco. Un'altra buona definizione di paesaggio, che comunque collima con questa che vi ho appena letta, la trovo in un libro di Vittorio Lingiardi, che forse conoscerete, uno psichiatra, psicanalista, che stiamo leggendo anche in questi giorni, ha pubblicato un buon libro sulla diagnosi, diagnosi e destino. E il libro precedente si intitolava Mindscapes. E lui dice: il nostro rapporto con il paesaggio non si esaurisce nello sguardo e nella contemplazione. Implica il corpo e la sua partecipazione sensoriale, si carica di affetti e memoria e diventa elemento dell'identità. Ecco, fine della citazione. In quanto, dunque, Mindscapes, il paesaggio offre alla soggettività un'occasione per definirsi rispetto ad altro e contemporaneamente definire l'altro rispetto al mio guardare. Potremmo davvero arrivare a dire che le bucoliche di Virgilio ci hanno fornito il paradigma di mindscape per eccellenza, fissandosi in un vero e proprio archetipo, l'Arcadia pastorale, il locus amenus, tutta questa affettività e questa autoriflessività io le vedo ben rappresentate appunto già in Virgilio, nel primo Virgilio. Nella bucolica e alberi, piante di vario tipo, bel tempo, ombra, capre, api, frutti spontanei, questi sono gli elementi del locus amenus. Vi cito un pezzettino, forse il meno scontato, basta ovviamente cominciare dall'inizio, no? il tegmine fagi, però vi cito alcuni versi della nona bucolica, magari ve li cito in italiano in questa mia traduzione. Qui è la primavera purpurea, qui lungo i fiumi, variopinti fiori sparge la terra, qui un bianco pioppo sovrasta la grotta e flessibili viti intessono pergole. Pergole però è intraducibile nel latino umbracula, dice umbracula, parola importantissima per Virgilio perché c'è tutta la sua poetica dell'umbra, dell'ombra, di cui qualcosa di con quel mio ricordato vive il latino. Bene, nella bucolica hai proprio appartenenza al luogo, i pastori sanno di appartenere alla natura circostante, di esservi completamente solidali,
totalmente integrati. E questo lo vediamo anche in un certo lessico, per esempio, ecco, un po' di latino ci sta bene, interflumina nota tra fiumi conosciuti, patrios finis, terre patrie, ci siamo nati, mea regna, il mio regno, qui al plurale per ragioni poetiche. Siamo proprio in un vero e proprio teatro dell'identità, dove soggetto, il pastore che ammira, e l'oggetto, la natura ammirata, il paesaggio, si convalidano a vicenda e costruiscono un rapporto davvero simbiotico. La bucolica, voi sapete che se le avete lette, che nella bucolica, non ve le riassumo perché succede pochissimo, no? Qualche gara di canto, qualche rimpianto, ma dopo ci entreremo magari in qualche motivo, ma è molto difficile isolare anche quando c'è un'azione, una storia, diciamo gli elementi più narrativi sono davvero scomposti in questa serra magnifica dove non c'è molta differenza tra l'umano e il non umano. È uno scenario fisico-psichico dove appunto l'individuo umano, cioè il pastore cantore, perché questi sono tutti pastori poeti, si colloca pacificamente e familiarmente, per ripetere appunto l'avverbio di François Julien, e con piena soddisfazione dello spirito, con piena consapevolezza di sé. È una geografia casa, un ambiente madre, un territorio infanzia, poi vi dirò perché mi viene in mente di chiamarlo così, una natura amore. E così continuerà a riaffiorare per tutta la nostra storia letteraria, giù fino al Novecento. La storia letteraria è costellata di bucoliche. Ma non solo nella lingua italiana, ma in tutte le lingue più importanti della tradizione occidentale. La natura bucolica è armoniosa, dunque, apolitica in apparenza, sicuramente e visibilmente antimilitaresca, istintuale. Il paesaggio è, e questo rimarrà nella tradizione perché lo troveremo ancora nel Rousseau delle Promenade, qualcosa che l'individuo guarda con piacere. Vi faccio un esempio. Melibeo, uno di questi pastori, costretto a lasciare la sua campagna, parla di dulcia arva, di campi amati, dulcia, bellissimo, in genere si usa per gli amici, dulcis è un Cicerone, l'aggettivo dell'amico, l'amico che dà piacere, che dà gioia nel contraccambio. Vorrei introdurre un altro concetto che discende perfettamente da quello che ho detto finora, cioè è uno spazio narcissico. Se io mi ritrovo nel paesaggio, cioè se il paesaggio è anche me, siamo davvero in una condizione di riflessione, di autoriflessione e rispecchiamento che possono sicuramente ricordarci il mito di Narciso, almeno come ce l'ha raccontato Ovidio. Ma c'è una differenza fondamentale tra la bucolica e Ovidio. In Ovidio Narciso non si riconosce. Siamo tra l'altro in un contesto, se voi tornate al racconto di Ovidio, Ovidio sta facendo una bucolica, però sta, come è suo solito, distruggendo la bucolica, perché Narciso si rispecchia sì nel paesaggio, ha creato quella familiarità che François Julien ci ha insegnato, ma non la riconosce come familiarità, tant'è vero che si innamora di un'immagine che non sa interpretare. Quindi anche se il mito di Narciso è collocato appunto in una specie di bucolica, la situazione del mindscape è sabotata, non si mantiene. E questo può anche, questa mia piccola così, diciamo, digressione su Narciso può anche aiutarci a capire quanto è rivoluzionario, se fuori ci fosse bisogno di qualche altro esempio, Ovidio nel trattamento della tradizione e quanto è capace proprio di rinnovare dall'interno corrosivamente anche istituzioni così intoccabili come la bucolica.
Io vi ho detto che un mondo pacifico è un mondo di corrispondenza tra il me e il non me, tra l'io e il non io, però non manca la morte, la bucolica, l'Arcadia è anche spazio della morte, spazio del rimpianto, spazio dell'assenza, qualche amore non c'è più, qualcuno non ti vuole, qualcuno se n'è andato, qualcuno è proprio defunto. Però il lutto si risolve in riti consolatori, le nostalgie diventano affettuose, il defunto può essere addirittura divinizzato, c'è una bucolica proprio dove Daphne, che è morto, diventa una divinità e guarda dall'alto e riporta un po' di serenità. Quindi diciamo la bucolica tende sempre all'equilibrio, all'armonizzazione e alla disattivazione delle forze distruttive. La sofferenza si riduce a pena d'amore, i conflitti a competizioni ritualizzate fra pastori che fanno a gara. Ecco, torniamo a quel concetto di infanzia che mi affascina e che secondo me ci aiuta a capire qualcos'altro del funzionamento bucolico. La bucolica ripete un po' tutti i rituali di appropriazione e di individuazione che sono tipici dell'infanzia attraverso appunto il rispecchiamento nell'altro, eccetera, eccetera. Però c'è un'altra cosa di infantile, la scoperta della parola. I pastori parlano, poesia, anzi cantano, non solo, le selve riecheggiano quello che dicono, cioè la natura parla come loro. Questo è un tema che vi chiedo di ricordare, perché poi ci servirà a capire che cosa succede nelle Georgiche, succede esattamente il contrario, perché Virgilio è uno di quei poeti che riesce a distruggere tutto quello che fanno, no? Ci sono alcuni che rimangono fedelissimi a se stessi e anche quando cambiano, vedi Dante, riescono ad aggiornare quello che hanno fatto prima, dicendo sì, ma rileggetelo con gli occhi di adesso e vedrete che io allora intendevo qualcos'altro, e quindi cercano come no di trovare una teleologia nel loro sviluppo. Invece il povero Virgilio, che pure scrive un poema teleologico come può essere solo un'epica, è completamente antiteleologico nel suo sviluppo, perché continua a rinnegare quello che ha fatto. Quindi tutto quello che io vi sto raccontando adesso verrà distrutto dalle georgiche con una capacità mitizzante che ha veramente dello straordinario. Vi faccio un altro piccolo esempio in latino. Il poeta della decima bucolica afferma: non canimus surdis, noi non cantiamo ai sordi, respondent omnia silvae, le selve rispondono tutto. Insomma, il pastore è voce del paesaggio e il paesaggio è, permettetemi questa esagerazione, lingua vissuta. Il paesaggio è lingua vissuta. Zanzotto, il grandissimo poeta nostro vicino temporale, questo l'aveva capito benissimo nelle Nove Ecloghe, un bellissimo libro del 62. E Melibeo, una volta bandito, l'abbiamo già visto che deve lasciare i Dulce Arva, che cosa dirà infatti? Dirà che una volta uscito di lì non avrà più parola da cantare, perché sarà fuori dal suo paesaggio. La sua lingua smetterà di esistere, la sua lingua è quel paesaggio. Carmina nulla canam, non canterò più canti. Ecco, Virgilio non è partito da zero. Quello che vi ho raccontato l'ho un po', diciamo, interpretato, un po' vi ho voluto dare un'immagine tutto sommato stereotipata di bucolica, no? Come utopia, come spazio della pace, come spazio dell'armonia. Forse ho un po' calcato la mano sul rispecchiamento, sul mindscape, eccetera, eccetera. Però, diciamo, queste definizioni vanno d'accordo con quelle che trovate nei manuali di, insomma, forse un po' più banali quelle, però la bucolica è sempre vista appunto come un'immagine tutto sommato statica, ferma, un po' accademica anche.
Anche perché appunto Virgilio fa qualcosa che qualcun altro ha fatto prima di lui, cioè il greco Teocrito, anche lui siculo. Tutti gli elementi più distintivi delle bucoliche di Virgilio, la gara tra i pastori, gli elementi della natura, gli amori tra i pastori stessi, oppure tra pastori e pastorelle, già tutta quella roba è in Teocrito. Però Virgilio, che è originalissimo sempre, ha fissato qui proprio un codice, cioè Virgilio ha fatto nascere la bucolica proprio in quanto imitatore, ecco. Dando però una, non solo un codice, ma aggiungendo alla natura paesaggio una capacità di partecipazione che in Teocrito non troveremmo mai. La natura delle bucoliche, il paesaggio, partecipa ai casi umani dei pastori. La natura piange quando qualcuno muore, la natura risponde. E l'integrazione è proprio a doppio senso di marcia. Tanto l'essere umano, il pastore, guarda all'integrazione nella natura, quanto la natura guarda ai pastori. E c'è un diffuso proprio senso di appartenenza che equipara umani e no, in una sola, come dire, condivisione musicale. Benissimo. Ora, vorrei dirvi che questa definizione, questo modo di raccontare la bucolica è tutt'altro che omogeneo, come ve l'ho presentato, tutt'altro che problematico, seppure, se dovesse cadermi una tegola in testa adesso, io dovessi smettere di parlare, quello che ho detto non è sbagliato, si può sostenere. Ma qui vorrei proprio andare un po' più in là e raccontare qualcosa che vi fa capire che la bucolica è assai più complicata, fatta di elementi molto più eterogenei di quanto possa sembrare da una lettura come quella che ho fatto. D'altronde lo stesso Virgilio ha fatto del suo meglio per farci credere che la bucolica sia uno spazio conforme, uniforme, pulito, cioè lustrato, selezionato, raffinato i materiali in sommissimo grado, al punto da arrivare all'autocitazione, al cliché, no, al luogo comune, proprio come se questo universo si sostenesse delle sue stesse molecole, no? In realtà questa bella maiolica esce già percorsa da crepe, dal laboratorio, screpolature che lasciano intravedere profondità cupe, magmatiche, e un approccio alla natura non solo paesaggistico, non solo iperletterario come si potrebbe credere nel rapporto con Teocrito, per esempio. Vi faccio subito qualche esempio. Il sogno d'evasione e di idealizzazione utopica, per esempio, quindi il paesaggio, il mindscape, non esclude un'altra idea di natura scientifica, di natura come spazio matematico o astronomico. Ora, qui c'è una questione anche, come dire, di concettuale da minimamente sollevare. L'astronomia era parte dell'idea di natura per gli antichi, allora Aristotele ti dice chiaramente che l'astronomia non è parte della fisica, però con la fisica condivide la matematica. Quindi alla fine chi si occupa di astronomia fa qualcosa che fa anche il fisico. Qui non è importante sapere se Virgilio considerasse l'astronomia e la fisica un'espressione della stessa, però quello che è interessante è che nelle stesse bucoliche, che pure abbiamo visto spazio del paesaggio, del mindscape, dell'armonia, un'idea diversa di natura si affaccia, ed è proprio una natura scientifica, la natura della ricerca astronomica. Questo si trova in Teocrito? No. Questo in Teocrito manca completamente. Vi faccio un esempio davvero illuminante. Un poeta, un pastore delle bucoliche, Menalca, gareggia con un altro pastore, Dameta. Le gare
presuppongono dei premi, e Menalca mette in palio una coppa. Su questa coppa ci sono incisi due ritratti, quindi quello che, insomma, in termine tecnico si chiama ekphrasis, no? Cioè una rappresentazione artistica su un oggetto già di per sé, diciamo, artistico. La coppa ha una raffigurazione. E chi sono questi due signori ritratti? Sono Conone, sono due astronomi. Conone, che è ricordato con il suo nome, Conone, se vi ricordate Catullo, la sua traduzione di Callimaco, la chioma di Berenice, ci ricorda Conone, no? È proprio l'astronomo che scoprì la chioma di Berenice in cielo. E Archimede, Conone, Archimede. Archimede non è ricordato per nome, però abbiamo buone ragioni per credere che si tratti di Archimede, perché la perifrasi che indica questo astronomo presenta la parola radius all'ablativo, cioè colui che tracciò per i popoli l'universo con la bacchetta radius. Cicerone, che si vantava di aver riscoperto la tomba di Archimede, ci dice proprio, nelle Tusculane ce lo racconta, utilizza proprio la parola radius per indicare Archimede, in un passo stupendo che tra l'altro poi fa un grande elogio della mente umana. Una situazione analoga, cioè coppa con ekphrasis, la ritroviamo in Teocrito, già nel primissimo idillio, quindi proprio in un punto aggettante del modello virgiliano. E lì abbiamo due astronomi? No, assolutamente no. Lì abbiamo una contesa amorosa, un pescatore, una vigna, due volpi rubano l'uva e la colazione al giovanissimo guardiano che sta costruendo una gabbietta per grilli. Stupendo. L'ekphrasis dell'ekphrasis, no? Ecco, però non abbiamo traccia di poesia astronomica. Voi mi direte, ma è pochissimo per dire che Virgilio qui sta alludendo a un'alternativa alla bucolica, cioè un'alternativa alla poesia paesaggistica che lui sta facendo. No, non è poco, c'è grande sapienza nel miniaturizzare l'alternativa, perché poi invece momenti astronomici continueranno a tornare nella poesia di Virgilio, ancora nelle bucoliche, di nuovo nelle georgiche e perfino nell'Eneide, in due punti importanti che adesso vedremo. Quindi con geniale nonchalance Virgilio costringe, nel senso proprio fisico, ficca l'approccio scientifico dentro lo spazzettino di un ekphrasis su una coppa che due pastorelli si devono scambiare. E tra l'altro, facendo questo, ricorda che quell'astronomo di cui non c'è il nome si descripsit, cioè disegnò l'universo, la mappa dell'universo col radius, cioè con la bacchetta, indicando i momenti del mietitore e i momenti del curvo aratore, quindi dividendo lo spazio astronomico secondo le stagioni. Che cosa ci sta raccontando qua? Che presto scriverà anche le georgiche, che parlano esattamente delle stagioni in cui arare e in cui mietere. L'ironia proprio è qui, è vertiginosa, no? Si guarda un modello di poesia potenziale, quella astronomica, che altri hanno fatto prima di lui. Empedocle, Arato di Soli, Lucrezio. Ma chiaramente non era la sua strada, e allora dice: non l'ho scelta qui perché sto facendo le bucoliche, e non la sceglierò domani perché domani farò le georgiche. Ma c'è pur sempre il ricordo di questa opzione scientifica che gli rimane qua. Il tempo ora ruit, e quindi permettetemi di citare soltanto qualche passo, così. Nella sesta bucolica, quindi siamo ancora nelle bucoliche, sentite che bel passo. È Sileno. Sileno era uno che si è ubriacato e che due pastorelli hanno legato, e poi gli dicono: sì, ti sciogliamo soltanto se tu ci canti qualche cosa. E che cosa canta Sileno? Un canto scientifico.
quindi siamo ancora nella bucolica, ma ancora una volta si fa strada, non più in un ekphrasis, però in una, come dire, recita, l'altra possibilità di guardare alla natura non come paesaggio ma come spazio dell'astronomia. E cantava come si raccolsero per il grande vuoto i semi della terra, del vento e del mare e del limpido fuoco, come da questi elementi nacquero tutti gli inizi e lo stesso molle globo del mondo si consolidò. Allora il suolo a indurirsi e a rinchiudere Nereo, una divinità marina, nel mare cominciò e a poco le forme delle cose, e la terra guarda stupefatta splendere un sole nuovo, e la pioggia cade da nubi spinte più in alto, mentre selve cominciano a sorgere e rari errano per inconsapevoli monti gli animali. Ecco, avete riconosciuto sicuramente un po' di Lucrezio, forse non avete riconosciuto, se non avete fatto qualche studio filosofico, Empedocle, ma è pieno di Empedocle qua, no? I quattro elementi. Tra l'altro Lucrezio stesso parla di Empedocle elogiativamente alla fine del primo libro, gli rimprovera di non aver ammesso l'esistenza del vuoto, altro grande tema. Però diciamo, questo piccolo passo brulica di consapevolezza scientifica, ma non la sta facendo Virgilio, la sta facendo un suo personaggio, la sta facendo Sileno, in una condizione tra l'altro un po' anche comica, come dire, ecco una possibilità, ma visto, adesso non abbiamo il tempo perché gli esempi potrebbero moltiplicarsi, però voglio farvi vedere, era un po' il mio intento, che questa famosa bucolica, così eterna, così ferma, così mummificata, in realtà è percorsa di tensioni fortissime, di slanci e anche di frustrazioni, perché a leggere con un po' d'attenzione Virgilio vedrete più volte quanto la sua voce medita sul non fatto, su quello che si sarebbe potuto fare, su rimpianti. Anche questa è la bellissima psicologia di Virgilio, no? Proprio un poeta che ha costruito un'opera influentissima, rivoluzionaria davvero, eppure l'ha sempre fatto con la paura di non stare facendo quello che occorreva fare o avrebbe voluto fare. La sua grande malinconia, che non abbraccia soltanto il pensiero della morte, del dolore, della separazione, ma anche di vivere magari di percorrere una strada che non è quella proprio giusta. Rimane proprio fino alla fine questo rimpianto della poesia scientifica, che ritornerà nelle georgiche. Il tempo stringe e non riesco a citarvi i passi, però non posso non dirvi almeno che torna nell'Eneide, e subito, perché nell'Eneide c'è il naufragio di Enea, no? Nel primo libro Enea deve cercare insomma le coste del Lazio, però gli dei non gli rendono le cose facili, in particolare Giunone. Finisce a Cartagine, città neonata, lì sappiamo che verrà ospitato dalla regina. Prima che lui cominci il proprio racconto c'è un poeta di corte, Iopa, che canta. E che cosa canta? Una cosmogonia, anche lui, quindi ancora una volta poesia scientifica. E un altro esempio di poesia scientifica molto interessante, è nel sesto libro, In bocca ad Anchise, quindi nel centro proprio del grande momento epico, teleologico, quello, no, in cui Anchise dice: tu, eccoli qua, i tuoi discendenti, questo è l'impero romano. Eppure lì l'epica si fa un po' da parte per lasciare spazio al momento al momento scientifico. Leggiamolo brevemente: da principio il cielo, la terra e le piane liquide, il globo lucente della luna e gli astri titani, alimenta internamente il soffio, lo spirito, su cui siamo in pieno stoicismo proprio, è diffusa per le membra, la mente muove la mole tutta e si mischia col gran corpo. È un momento sublime dal punto di vista scientifico, che fa vedere anche un po' l'eclettismo filosofico di Virgilio. Qualcosa sulle georgiche, ve le ho già un po' anticipate come momento di rottura, di disgregazione.
sono successe anche alcune cose, per cui insomma credere nella bucolica o comunque fingere di crederci è diventato impossibile. Qui il naturalismo di Virgilio proprio raggiunge il massimo di profondità. È vero che le Georgiche spesso sono lette come momento di passaggio fra le bucoliche e l'Eneide, in realtà potrebbero mancare e le bucoliche e l'Eneide, e le Georgiche riassumerebbero benissimo e perfettamente la grandezza di Virgilio, tanto più per quanto riguarda il discorso sulla natura. Qui la natura diventa chiaramente sinonimo di storia umana, cioè è lo spazio del conflitto. Un pochino questo si vedeva nelle bucoliche, non mi ci sono soffermato, vi ho parlato di bucoliche paesaggio, di bucoliche o bucolica con questi spacchi verso appunto il cosmo. In realtà vi avrei potuto citare anche un piccolo passo dove si capiva che la bucolica non era così intatta, ma ospitava anche appunto intuizioni belliche e disastrose. Questo diventa chiarissimo proprio nelle Georgiche. Il rapporto con la natura non è più di corrispondenza, non è più di integrazione, non è più mindscape nella maniera più assoluta, ma è proprio di conflitto aperto. La natura qui non dà ma toglie completamente. Ecco, si passa proprio dallo spazio della composizione o della ricomposizione a quello del dissidio. L'alleanza è finita, è finito il paesaggio, è finita la familiarità, per citare ancora Julien, che è così utile, e adesso è solo lotta per la sopravvivenza. Il pastore, che adesso è diventato contadino, vive in uno stato di continuo servile adattamento ai diktat di una vera e propria tirannia. La legge qui è, scusate, la natura qui è legge universale, come in Lucrezio. Il lucrezianesimo di Virgilio qui si accentua. Tutto dipende dalla natura: stagioni, climi, crescite, cataclismi. C'è ancora il concetto di un'idea di c'è ancora l'idea di una natura germinativa, potenza germinativa, potenza che si rivela con segni suoi. È cambiato il linguaggio, proprio il concetto di linguaggio. Lì abbiamo visto nella bucolica la natura parla il linguaggio del pastore, è il linguaggio vissuto, avevo detto. Qui invece la natura parla un linguaggio segreto che non le è attribuito dal contadino, ma che il contadino è costretto a decrittare se vuole sopravvivere. Ed è un linguaggio depistante, un linguaggio criptico, un linguaggio sfida e perenne minaccia. Il contadino è continuamente impegnato a contrastare la potenza della natura con fatica, sforzo, quella parola insomma tanto georgica che è labor, no? Lo sforzo che poi è chiaramente il lavoro. C'è anche un'altra parola georgica, vis, la violenza, parola che non troverete assolutamente mai attribuita ad alcun pastore delle bucoliche. Labor compare invece nelle bucoliche un paio di volte, ma significa la fatica amorosa, un'altra volta invece la fatica poetica, non certo lo sforzo di contrastare una potenza distruttiva come quella appunto delle forze della natura. Il contadino quindi laborat, fa fatica per addomesticare questa natura nemica, e la natura si diverte a distruggere tutto quello che lui fa. Ci sono dei passi già leopardiani, no? Dice basta una formica, il lavoro è andato a quel paese. Ci sono delle bellissime parti sulla distruttività dei venti e dei torrenti. I venti sono un grande tema della scienza antica. Se voi leggete, un po' tutti gli scienziati si sono chiesti da dove nascessero i venti. Ci sono delle belle pagine nel Seneca delle Naturales Questiones, per esempio. In Lucrezio, naturalmente, nel De Rerum Natura, ci sono anche lì molte considerazioni e riflessioni. Quindi quando trovate i venti, anche e nelle Georgiche, e nell'Eneide, non prendeteli soltanto come orpelli, diciamo, come decor
della narrazione. Ancora una volta Virgilio sta guardando a una tradizione, chiamiamola scientifica, e quindi a un concetto di natura come violenza. Vi leggo soltanto un piccolo brano delle Georgiche, dove quello che vi ho detto diventa chiaro. Io spesso, quando nei bionti campi portava il fattore il mietitore e già toglieva dal fragile gambo l'orzo, tutte le battaglie ho visto radunarsi dei venti, battaglie, quindi usa proprio una metafora militare, che ampiamente la gravida messe dalle radici prime strappata su tiravano, così con nero ciclone spazza l'inverno, gambi leggeri, stoppie volanti, spesso anche viene dal cielo immensa colonna d'acque e orrenda tempesta addensano di cupe piogge raccolte dall'alto le nuvole. Crolla a precipizio l'etere e con molta pioggia i vivi seminati e le fatiche dei buoi di lava si riempiono i fossi e i fiumi scavati crescono con strepito e fremi di flutti ansanti il mare, eccetera, eccetera. Questa descrizione è piaciuta moltissimo a Pasolini. Il Pasolini classicista notò questa cosa. Poi ci sono gli animali che muoiono di peste, le api, non si capisce bene per quale malanno debbano essere sterminate. Siamo nel libro quarto. Ecco, voglio ormai concludere. Avrei potuto moltiplicare anche quegli esempi di una natura distruttiva. Addirittura qui troviamo paesaggi del nord, glaciali, inospitali, dove il vino non lo bevi ma lo devi tagliare con l'accetta, lo mangi. Sono versi che poi l'Ovidio dell'esilio ricorderà benissimo, cioè tutto il paesaggio tremendo del freddo lì del Ponte Usino viene da qua. Anche quello ci fa capire che forse Ovidio esagerava un pochino. La fonte è questa. Però riassumiamo, ecco, in Virgilio abbiamo praticamente, da quello che vi ho raccontato, quattro possibili modelli, no, concetti di natura: il paesaggio, appunto, la struttura della materia con la formazione dell'universo e i fenomeni naturali, i cataclismi di cui abbondano le georgiche. C'è una natura, diciamo, in un certo senso privata, il paesaggio, e poi c'è una natura universale che tende a confondersi con la storia, così tanto che nelle georgiche addirittura abbiamo uno stupendo passo in cui la terra, il suolo, si mischia con i frammenti della guerra e Virgilio, con un'intuizione futuristica veramente, ipotizza il giorno in cui qualcuno si imbatterà in questi frammenti di guerra, come in un'antica proprio archeologia, e capirà che lì c'è stata morte procurata dagli esseri umani. Ecco, da tutto questo comunque emerge una forte idea, una concezione antagonistica di natura. Se la materia, il mondo, il cosmo hanno un ordine, ecco, l'uomo con quest'ordine rivaleggia. Nella bucolica naturalmente non è così. E allora possiamo affermare che la bucolica non è soltanto il sogno di pace che noi crediamo, un sogno, diciamo, politico, ma è forse davvero un sogno ecologico. Di un rapporto sereno ed intelligente contraccambio con il nostro paesaggio, con quello in cui noi viviamo, in cui ci riconosciamo. Quindi il sogno di una natura non nemica, di una natura fatta per l'uomo. Ecco, è un sogno che lo stesso Virgilio, abbiamo visto, contesta, ripeto, mi sarei potuto dilungare sulle georgiche, ma il tempo ormai veramente è scaduto. È un sogno che lui stesso contesta nelle georgiche e poi abbandona definitivamente nel poema epico, definitivamente. Vi ricordate che Melibeo deve lasciare i Dulcia Arva? Confiscati, esatto. Erra, lui deve andarsene. Vi ricordate che Orfeo erra a sua volta
perché persa Euridice va in giro per il mondo e poi fa la fine che fa, cioè viene decapitato. E anche lì abbiamo un bel esempio di come la lingua ormai non sia più capace di dominare la natura, ma è, fallisce, no? Il più grande poeta, il poeta mago che faceva muovere le selve, eccetera, invece no, alla fine fallirà perché non vincerà il più grande scoglio che la natura ci porga, che è la morte. E quindi l'ultima volta che lo sentiamo cantare come testa mozza. E poi erra Enea, diciamo questa erranza di Melibeo si è poi trasformata nell'erranza finale dell'eroe epico che non ha più sede. E non a caso, vi riporto ancora sull'immagine dei venti, l'ingresso di Enea sulla scena dell'epos è accompagnata da venti che lo sbatacchiano da tutte le parti. Ancora una volta si potrebbe dire sì, ma lo prende da Omero. Sì, ma come comincia l'Odissea? Non così, non così, non comincia così, no? Siamo ancora dentro una lettura della natura come violenza. Altra tempesta comincerà nel terzo libro, eccetera, eccetera. Bene, insomma, la natura è costitutivamente distruttiva se non è trasformata in utopia o, il che non è molto diverso, se non è contrastata e limitata da un regime politico vero e proprio. Perché cosa si contrappone ai grandi venti che distruggono la flotta di Enea? La città come spazio dell'ordine e della razionalità, no? Cartagine, che poi è semplicemente un'anticipazione di quello che sarà la Roma fondata da Enea. Cioè solo la politica, la buona città può contrastare la natura. Quindi il contrario perfetto della natura, come almeno ci viene presentata nelle Georgiche e poi anche nell'Eneide, è la città organizzata in stato. Ecco, quanto abbiamo noi in comune con queste visioni? Questa è una domanda che non posso non pormi e porvi. Quanto, insomma, ci insegna di noi tutto questo? Abbiamo parlato di cose vecchie di 2000 e passa anni, che ci stanno certo dentro. Allora, è difficile rispondere quando noi abbiamo a che fare con l'antichità. Forse non abbiamo più in comune nulla, o forse qualcosa sì, quando insomma sappiamo fare i giusti distinguo e comprendere proprio la diversità dei contesti. Io vorrei proporre quest'idea, speriamo che qualcuno la condivida, cioè che le bucoliche possono rientrare in una preistoria dell'ecologia. La miticità della rappresentazione, no? Questi pastori che poi pastori non sono, non impedisce di riconoscere dietro il velo dipinto della nostalgia per un ordine primevo, perduto, per un'età dell'oro irrecuperabile, ecco, non impedisce di riconoscere l'impegno di ricreare, o forse di creare per la prima volta, un patto di collaborazione tra l'uomo e la natura, e il mondo, diciamo, della biologia. Questo impegno, allora, non è limitato alla letteratura, alla giovinezza di Virgilio, all'evasione felice, ma è sempre valido e sempre urgente. Ecco, a noi il compito di assolverlo fuori dell'aiuola domestica o dei miraggi di un dove inesistente. Grazie per l'ascolto. Se avete qualche riflessione, non domande perché sicuramente non saprei rispondere, ma qualche osservazione, qualche osservazione, qualche non so quanto sappiate voi di Virgilio o di antichità o di filosofia o di tutto quello che ho tentato anche di proporre in modo, diciamo, conversevole. Ma non importa, se qualcosa avete voglia di condividere, sono molto felice. Sì. Per rompere il ghiaccio. No, in realtà
Eh sì. Perché mi ha fatto venire in mente alcune cose che dicevi, poi ovviamente tu le hai attualizzate attraverso il dibattito sul Mindscape, quindi ponte con quello contemporaneo a questo, ma mi ha fatto venire in mente un documentario di James Belling, diciamo, che va a ricostruire due storie di omicidi efferati che sono avvenute a Nova, addirittura di una vita di cacciatori e contadini. C'è una lunghissima scena di vari minuti molto violenta in cui c'è un cacciatore che sta scuoiando un cervo. Mm-hmm. E quindi ci sono questi lunghi silenzi, questi paesaggi inospitali e la storia di due omicidi, uno di una ragazzina che uccide una compagna di banco e un altro. Uh-huh. Ah. Il suicidio del paesaggio, come a dire appunto che in questo rapporto non conciliato con il paesaggio, con la natura, eccetera, è maturato quello che è di fatto non un omicidio, ma un suicidio che è il paesaggio stesso attraverso appunto i suoi pastori o contadini che non sono conciliati con l'ambiente. Quindi questo, secondo me, appunto, mentre parlavi della prima parte, quantomeno mi è venuto in mente, quindi secondo me la qualità è totale. No, ma non è la tua ignoranza, perché no, grazie per questo, perché davvero a questo punto dobbiamo girare un cortometraggio. Tra i presenti qualcuno sicuramente ci può dare una mano, ma poi la bucolica si è fatta un po' come tutte le verginelle della storia letteraria per essere sverginata, che, no? E allora, cioè, è giusto ormai trattarla solo così, no? La bucolica, perché sennò cadiamo veramente in pastorellerie grottesche che possono ancora anche tentare, cioè, come ormai ipercitazionismo. La bucolica, certo, è possibile, cioè, che occasione possiamo ancora darle? Forse i pessimisti diranno no, cioè, le resta solo da suicidarsi, perché ormai le hanno fatto tutto. No, cioè, un po' come la Justine di Sad, che a un certo punto si becca il fulmine in faccia, e la bucolica di fulmini in faccia se ne è già beccati tanti, non soltanto, per esempio, tutto il discorso anche che Zanzotto, l'ho già citato, fa in ambito poetico, letterario, e tutto sulle lesioni, le ferrate pratiche cui il paesaggio, tra l'altro il suo paesaggio veneto, è stato sottoposto, banche dappertutto, non so, insomma, non c'è bisogno che lo citi così male, andiamo a rileggerlo, le sue riflessioni in prosa, anche molto belle. Però possiamo, ecco, dire, diciamo, che questo concetto di bucolica ha una sua, non voglio usare una parola tremenda che mi sta venendo alla bocca, che era spendibilità, però una però ha una sua, come dire, congruenza, ecco, anche con, forse una parola così obsoleta, così pertrattata, così edulcorata, che invece ributtarla nel dibattito potrebbe, insomma, forse qui alla Casa della Cultura, non dico sui giornali, dove potrebbe essere facilmente fraintesa, ecco, ributtarla nel dibattito ci potrebbe aprire delle prospettive, se non altro renderci più coscienti di quanto si è tentato già di fare, ecco, su questo discorso, anche perché il discorso, diciamo, dell'ecologia è recente, è ancora recentissimo, cioè proprio anche il termine è nato, credo, sì, esatto, 100 anni fa, la signora vedo che è molto perita di queste cose. Com'è? È un ambientalista. Ah, ecco, per quello è qua stasera. E quindi cosa dico? Esatto. Tutto ciò che ci circonda. Bisogna essere vivente. Esatto. Esatto. E quindi mi è venuto anche in mente, a parte di conosco, ma mi è venuto in mente semplicemente perché è uno dei miei clienti preferiti di una parte. Certo, sì, e lui era dappertutto qua, non. Però lei ha accennato un punto in cui non possiamo che dire
perdendo veramente ciò che è più serio l'uomo ha fatto sulla terra, quando lei ha difeso le città, no? Cioè la città è il nostro ambiente, lei scrive più le città, la bellezza della natura, per dire l'immersione in essa, è la città che può realizzare il rapporto di uomini che sono deboli nei confronti della natura. No, è bello questo che dice, forse qui qualcuno ne sa altrettanto che la signora ha voglia di dire qualcosa, però certo il discorso ecologico implica anche un discorso proprio sulla città. Qui l'ho lasciato proprio alla fine, però sicuramente è una cosa da considerare. Sì. Il ghiacciaio, per dire, no? Sì. Quindi, però poi il Lichtenberg è la città ancora per me, e quindi mi dispiace di vederla anche l'armonia con la natura è più facile dal punto di vista, direi, quasi estetico. Benissimo, grazie. Il senso estetico io lo lascio. Però il rapporto intimo con, se vogliamo, il rapporto con l'altro, individualmente, psicologico, c'è sempre. Sì. Certo. Grazie, è un intervento fondamentale, una giusta postilla. Se sono fatte le 10:20, io non ho fretta, però se qualcuno, voi l'avrete sicuramente, non voglio inibire un ultimo intervento, se c'è, sia il benvenuto. Detto così, lo sto inibendo, chiaramente. Sì, prego. E Virgilio la usa poco, sì, la usa brava, è una buona domanda. Virgilio la usa, ma non molto, è indicizzatissima in Lucrezio, ma non in Virgilio. In genere indica, per esempio, può figurare nell'espressione natura loci, no? Le caratteristiche di un luogo, però non la trova con il significato di natura rerum, che è Lucrezio. Assolutamente. Non ho dietro il mio computer, se no le dicevo esattamente le occorrenze, però non è difficile recuperarle. Sì. Prima viene Etia Flux e dopo a un certo punto vengono create le fonti. È lo stesso concetto. Sì, perché ma in realtà credo che sia soltanto una questione di percezione, perché no, perché le nuvole all'inizio sono, cioè diciamo, questa massa terrestre è calcata da uno strato di nuvole che poi si alza, e alzandosi rivelano, prima si vede un po' più di luce ovviamente, poi rivelano l'esistenza di un nuovo sole. Quello era il passo che, ecco, quindi forse è soltanto una questione di, appunto,
del tempo di manifestazione. Bene, allora niente, spero che appunto tutto sia stato abbastanza chiaro. Vi aggiorno, ci rivediamo il 12. Quella sarà una cosa completamente diversa, sarà su due parole molto antiche, due monosillabi, fas e ius, ius da cui giurisprudenza, fas è rimasto un po' nel nefasto, nel fasto e nel nefasto, in realtà è un concetto molto vivace, molto ricco della lingua latina originaria, e in, beh, insomma adesso non sto a cominciare la conferenza di mi fermo qua, fas e ius. Grazie. Ma io ho visto però guardi, in lei una a proposito del rapporto